Ok, andiamo a prendere il panetto. L'impasto come al solito, guardate i tutorial su YouTube, sul mio canale, l'impasto è sempre lo stesso. Farina, acqua, lievito e sale. In piccola percentuale olio extravergine d'oliva, ma potete anche non metterlo. Panetto lievitato. Andiamo a stesura. Solito discorso esterno e interno. Andiamo a fare una pizza che va a salutare il prodotto di quest'anno. Quest'anno ho sfruttato poco per via di questa quarantena. Allora, fior di latte sul fondo, andiamo a metterlo, un po' abbondante. Poi carciofo alla romana, cotto in maniera classica romana. Guardate che cosa facciamo, lo apriamo, lo vado a sfogliare sul disco, vedete? E lascio praticamente la base per poggiarlo, ok? Poi, che cosa non può mancare? Roma, guanciale, via, guanciale a giro, bello abbondante, tanto questo in cottura si va a sciogliere, quindi si asciuga, si ridimensiona, però lascia tutto il gusto sulla pizza. Ok, messo così. Ma sì, lo copriamo tutto, ma che ci frega, se no che pizza è. Ok, fatto questo, non mettiamo olio perché di grasso ne uscirà un bel po'. Andiamo a infornare per chi la fa a casa, massimo della temperatura, quindi vuol dire 240-250 gradi, forno statico. Pizza in teglia, partite dal fondo i primi 10 minuti. Togliete dal forno la pizza, la togliete dalla teglia, la mettete sulla griglia, tre quarti forno fino a cottura ultimata. Io vado a mettere in forno e la lascio cuocere, in questo caso per circa 3 minuti e mezzo. Tra poco vi faccio vedere come esce. Ecco, vedete, la cottura va, la pizza cresce, forno, vedete la temperatura, ora faccio vedere che la giro. Andiamo a vedere se la cottura sta avvenendo uniforme anche per quanto riguarda i colori. Ok, prendiamo il palino. Andiamo a vedere. Sì, andiamo bene. Aspettiamo ancora qualche secondo. E ci siamo, eh? Eccoci qua, qui siamo circa a 2 minuti e mezzo, quasi 3 di cottura. Ecco, vedete? Guardate il guanciale, come è diventato tutto croccante, come si è arricciato, il grasso è sciolto, va a condire. Allora adesso guardate, per chi ha forno a legna e vuole colorare un po' la parte superiore della pizza, guardate, io vado sotto la cupola con la pala, che è molto calda, quindi mi va a dare un po' di colore in più. Mettiamo sulla griglia. Eccoli qua. Così gli facciamo perdere un po' di umidità in eccesso e andiamo a mettere l'ultimo ingrediente, che è questo qui, pecorino stagionato 18 mesi, andiamo a grattare sopra, carciofo, guanciale, pecorino, che dite, ci sta bene? Io penso di sì. Quindi anche questa l'abbiamo fatta. Vi ricordo l'impasto: 500 g di farina, 350 g d'acqua fredda, 2 g di lievito di birra secco e 12 g di sale. Poi se volete aggiungete anche 10 g di olio extravergine d'oliva. Fatto l'impasto, 18 ore in frigorifero in maturazione, e alla fine questo qui è il risultato. Ora raga, io vi saluto perché mi tocca andare a mangiare, ok? Ciao a tutti, alla prossima.